Un acceso diverbio tra consiglieri di maggioranza del comune di Padula finisce prima in procura e poi in tribunale. Uno dei due consiglieri è stato citato in giudizio, infatti, con l'accusa di ingiurie e minacce nei confronti del collega di lista e assemblea pubblica. Insomma, l'avvicinamento alla prossima campagna elettorale per l'elezione del sindaco della cittadina della Certosa San Lorenzo non si prospetta certo privo di scintille e tensione. In attesa della formazione delle varie liste, potrebbero essere diverse, e nel pieno delle trattative per il formarsi delle squadre elettorali, questa nuova notizia va a inserirsi in una situazione politica che sembra davvero complessa. L'8 aprile del 2016 il consigliere di maggioranza in questione dovrà presentarsi dinanzi al giudice di pace di Sala Consilina. Sono diversi gli episodi che dovranno essere esaminati dal giudice e che hanno portato il vice procuratore onorario Luciana Barile del Tribunale di Lagonegro alla citazione in giudizio del consigliere comunale padulese. Tra i vari episodi, che risalgono all'aprile dell'anno scorso, anche, secondo quanto emerso da una denuncia di parte, una furente lite durante un consiglio comunale. Minacce e ingiurie nate, sempre secondo quanto si legge sulla denuncia, per motivi personali e quindi anche poi politici, anche se i consiglieri sono stati eletti nelle file della stessa squadra elettorale, quella guidata da Paolo Imparato.